Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare, come vedete, anche in una nuova location. Ci stiamo adattando, stiamo cercando di creare nuove cose per voi e io oggi vi voglio parlare di un argomento che è tanto richiesto da voi, ma tantissime ormai sono le telefonate per capire di che cos'è la rete, dove si utilizza la rete, quante tipologie di rete ci sono, tantissime, ma andiamo a vederle nel dettaglio. Quindi oggi parliamo delle reti, ecco qua le reti, vediamo quelle che sono di maggiore utilizzo. Allora, la rete con maglia 5, quindi una maglia molto stretta da 5 mm, la rete Canvas, che ha una particolarità proprio nella creazione della tipologia del forellino che vedete, e questa è 5 mm circa, oppure la rete da 1 centimetro, quindi la nostra 10 mm, che ci sono in tantissimi colori che voi dovete decidere nel momento in cui avete il vostro progetto. Per colori chiari sempre il bianco, per colori un po' più scuri tendente al nero va benissimo il nostro antracite o il nero, oppure c'è il grigio, e per colori che vanno sul tonalità di moro potete comunque optare per il moro. La rete all'interno di un lavoro non si vede mai, almeno che voi non utilizzate una fodera estremamente leggera per poterla coprire, però dalla parte del lavoro la rete viene ben nascosta. Vediamo anche altre tipologie di rete, che sono quelle preformate. Queste non servono per fare la ricotta, ma bensì, spero che si vedano, sono le reti preformate circolari, dov'è che all'interno si può comunque lavorare oppure creare semplicemente un fondo rigido per una vostra borsa, circolare in questo caso, oppure le reti preformate come ad esempio questa, che ha già la forma della pochette, quindi nel momento in cui noi creiamo il nostro lavoro abbiamo già una forma di borsa. Cerco di farvela vedere così, anche se sicuramente bianco su bianco si vede poco, ma questo è già una forma di pochette, quindi di borsa. Altrimenti ci sono le forme, quelle circolari. Attenzione, perché questa è una forma molto particolare, perché è una forma che chiude, quindi in questo caso qui, nel momento in cui voi la realizzate, avete un piccolo pezzettino laterale, eccolo qui, e poi questa parte, che sarebbe la parte superiore, dove si può applicare anche dei magneti oppure anche una zip. Vi farò vedere anche questo, ma non oggi perché sennò sarebbe lunghissimo, ma scrivetemelo nei commenti che ve lo farò vedere. Altre tipologie sempre di preformata per altre misure di borse già con reti preformate. Vi faccio vedere una piccola lavorazione su questa borsa che stavo facendo. Eccola qui. Ecco il punto, questo è il rovescio, dove si può lavorare con i cordini, creare la vostra fantasia e già realizzare, in poche parole, la vostra borsa. Eccolo qui, il laterale, la parte superiore e la parte inferiore, e la vostra pochette è fatta. Però io oggi vi voglio parlare della differenza che c'è nelle reti per indurire le borse. Quindi prendiamo le nostre due tipologie di rete, che sono sempre la rete da 10, eccola qua, e la rete da 5, eccola qua. Quando utilizzare una rete da 10 e una rete da 5? Premettiamo che
è tutto a gusto personale, cioè non vi è una regola ben precisa di oh no, ho fatto questo, devo utilizzare per forza la rete da 5, ah no, ma questa è una borsa che ha una determinata particolarità e utilizzo la rete da 10. Potete utilizzare quella che a voi più vi aggrada, non esiste una regola, come nell'handmade deve essere, e si chiama così apposta perché ognuno è libero di scegliere la propria rete. Certamente io una rete da 10 l'utilizzerei più per una borsa di grandi dimensioni. A differenza del termoindurente, altro elemento per indurire le borse, la rete è molto più semplice perché basta semplicemente applicarla al vostro lavoro e lo potete fare anche nel momento in cui la vostra realizzazione è completata, cosa che col termoindurente è molto molto più complicato. E poi la rete ha una particolarità. Premettiamo che la borsa comunque sia si può sporcare e quindi ha bisogno anche di un lavaggio. Questo lavaggio, come sempre, noi chiediamo di farlo a secco con una piccola pezzolina bagnata, cercare di eliminare. E come vedete la rete è plastica, quindi alla fine dei conti non è un prodotto che può prendersi umidità e quindi sfaldarsi in qualsiasi modo nella vostra realizzazione. Quindi la rete è sempre un qualcosa che a gusto mio personale la preferisco. Nel momento in cui invece dobbiamo irrigidire una pochette, quindi una borsa più piccolina, è sempre preferibile utilizzare una maglia più stretta perché ha la facilità sia di questi forellini che noi poi utilizzeremo per poter applicare la rete al nostro lavoro, ed è molto più facile anche nel taglio delle piccole dimensioni. E quindi vediamo nel particolare, nel dettaglio, appunto una pochette realizzata prima senza reti. Quindi abbiamo un prodotto finito che adesso ve lo prendo, eccolo qui. Abbiamo una pochette nocciolina fatta con il sublime ed è una pochette che all'interno, come vedete, non ha una rigidità. Il lavoro di per sé già la rende abbastanza rigida, ma io voglio creare un qualche cosa che mi deve irrigidire. Allora, come faccio per poter irrigidire questa pochette che ormai è già realizzata? Ma nulla di più semplice. Prendiamo la nostra rete e in base alle misure della pochette facciamo il taglio della nostra rete e vediamo come fare questo taglio. Quindi andiamo subito a prendere un po' di oggetti che ci occorrono, sicuramente il metro e poi le forbici, eccole qui. Ricordate anche un'altra cosa, la rete di per sé è un prodotto stampato, quindi non ha sempre delle diagonali ben precise da un lato o dall'altro quando poi ve ne andate anche in grandezza. Quindi se dovete uscire fuori da questa linea, non vi preoccupate perché tanto questo poi lo possiamo recuperare tranquillamente. Ma vediamo come prendere le misure per la nostra borsa che ormai abbiamo già realizzato e che vogliamo indurire. Vogliamo dargli una forma ben prestabilita, no? Vediamo quindi dove prendere le nostre misure. Allora, la prima cosa che noi vogliamo fare è dare una rigidità a questa pochette interna. La parte che noi possiamo irrigidire sarà questo lato, la parte del fondo e questo lato. La parte laterale, come vedete, ha una piegatura a soffietto, quindi non deve essere irrigidita, sennò questo non lo chiuderemo più con la nostra clic-clac. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo il nostro metro, misuriamo in tondo, in questa maniera, e vediamo quanti centimetri è. In questo caso la nostra borsa sarà 28 centimetri. Vediamo anche la larghezza, prendiamo di qua, in questa maniera, e vediamo che è 19. Ora, per quando andiamo a inserire la rete all'interno, se siamo bravissimi riusciamo a beccare le misure proprio
al pelo, altrimenti teniamoci un po' più larghi, poi se c'è qualche modifica da fare la possiamo sempre stringere. Quindi ripetiamo, 19 da questo lato e quest'altro lato abbiamo detto che è 30. Quindi sulla nostra rete andremo a prendere il nostro 19, quindi prendiamo un 19, eccolo qui, facciamo il segnettino qui di taglio e il segnettino qui di taglio e andiamo a tagliare la nostra rete verso l'alto in questo modo qui. State sempre più vicini possibili a questo bordo, così la rete quando la tagliate esce pulita e non abbiamo problemi. Alziamoci questo e proseguiamo nel nostro taglio. Ora abbiamo detto che noi la lunghezza della nostra borsa, quindi questa parte più il fondo più l'altra parte, quindi i tre lati, fondo, avanti e retro, misura 30. Quindi prendiamo la lunghezza di 30, eccolo qui, e andiamo a tagliare. Ora avevamo preso il nostro 19 che è qui e proseguiamo sempre in su. Come vedete io sto facendo un semplice rettangolo perché è una pochette con laterali a soffietto. Quindi abbiamo creato la nostra rete. Ora vediamo anche la parte interna della borsa, dobbiamo andarla a applicare. Allarghiamola per benino in questo modo e vediamo se abbiamo fatto i conti in modo corretto. C'è un problema, ma a me questo problema adesso non mi fa nient'altro che stare bene, perché io devo tagliare, non devo aggiungere. Quindi, come sempre vi ho detto, tagliatene un po' di più, perché se vi accorgete che c'è un problemino lo potete sempre recuperare. Sicuramente qui avrò sbagliato di qualche centimetro. Andiamo a riprendere la parte interna, 15. Quindi prendiamo il 15 sul nostro taglio, eccolo qui, e procediamo di nuovo al taglio. E vediamo adesso, la nostra rete entra in modo perfetto. Cercate di farla aderire bene bene al fondo, in questo modo. E poi cercate di portarvi un pezzo verso questo lato qui. Lo vedete qui, perfetto, e su quest'altro lato potete segnarvi il punto del taglio, che lo fate un pelino più giù della chiusura, eccolo qui. Io ve lo taglio direttamente dall'interno, voi se vi trovate bene tagliatelo dall'esterno, e abbiamo creato la rete per la nostra pochette. E come vedete già così si vede che è più rigida, mantiene meglio. Ma noi ci piace essere precisi. Abbiamo una bellissima pochette, ma quando la apriamo cosa ci esce? Una rete. No, questa cosa non la possiamo vedere. E quindi qualcuno chiederà, e molte delle nostre amiche lo hanno già chiesto, ma come si fa a foderare una borsa se io poi dopo ho messo già la rete non riesco più? E oggi Andrea vi stupisce, vi fa vedere anche questa cosa. Ormai andiamo oltre. Abbiamo la nostra fodera. Eccola qui. Come sempre utilizziamo le misure. Vi do un piccolo segreto. Quando dobbiamo tagliare un pezzo di stoffa, e abbiamo pezzi di stoffa giganteschi da poter tagliare, per poter essere molto molto più precisi, andiamo sempre con il metodo che abbiamo utilizzato noi. Cioè, quindi prendiamo il nostro metro, lo giriamo intorno alla nostra borsa, calcoliamo che questa borsa è 30 e quindi noi taglieremo il nostro pezzo a 30. E abbiamo recuperato la fodera interna di tutta questa parte della circonferenza della borsa, lato, fondo e lato.
Ora una misura l'abbiamo presa ed eccola qui. Ora dobbiamo prendere quest'altra misura. Quest'altra misura la prenderemo semplicemente andando sul laterale, scendendo giù e arrivando da questa parte, e vediamo che è 32-33. E io in questo caso l'ho tagliata 31 in laterale, perché su questa parte qui devo sempre stare attento perché c'è questo soffietto che entra dentro. La cosa più semplice da fare adesso è prendere la nostra rete e cucire la fodera sulla nostra rete. Sembra semplice? No, è facilissimo. Allora, prendiamo la nostra fodera alla rovescia, la mettiamo la nostra rete, perché abbiamo visto che c'è una misura ben precisa, e accavallandolo in questo modo e in quest'altro modo, noi andremo a foderare, in poche parole, la nostra rete. Quindi adesso prendiamo semplicemente ago e filo e cuciremo il nostro tessuto, la nostra fodera, sulla nostra rete. Il primo punto, vi dico sempre, inseritelo inizialmente e fate un piccolo nodino in questa maniera. Poi procediamo con mettere la nostra fodera sulla rete. In questa maniera qua. In questo primo passaggio la precisione del punto non è importantissima, perché tanto sarà nella parte interna e lo stiamo facendo anche nascosto, in modo che non si vede per niente. Arrivati alla fine, fissiamo per benino il nostro pezzo e facciamo lo stesso lavoro dall'altro lato. Quando abbiamo cucito per benino i nostri due laterali, la parte interna sarà questo, questo è la parte, cioè chiedo scusa, la parte esterna sarà questa, la parte interna è questa, quindi non si vede. Cucitila bene bene bene. Dobbiamo fare una cosa, dare la nostra linguetta della borsa, che sarebbe questa, il laterale. Quindi come facciamo a dare questo laterale? Misurando questo punto, che in questo caso è 8, e quindi prendiamo il nostro pezzo, che in questo caso è 23, giusto la metà, che sarebbe 11 e mezzo, e andiamo a prendere i 4 centimetri che è qui, in questo punto, gli altri 4 che è qui, e tireremo una linea per poter tagliare questo pezzo. Vediamo nel dettaglio. Quindi siamo pronti al taglio. Tagliamo questo punto, arriviamo fino a dove c'è il punto della rete, in questo modo qua. Su questo lato ci teniamo un po' più lontanini, così, e tagliamo questo punto. Ora, fatti i nostri tagli, procediamo con la cucitura dei laterali, che è semplicissimo. Giriamo il nostro pezzo, possiamo anche tenerci la rete un po' da parte, facciamo combaciare questi due pezzettini in modo preciso e procediamo con la cucitura del lato. Se potete farlo a macchina è anche meglio. Allora, finite le nostre cuciture, abbiamo la nostra rete con la nostra fodera applicata e non ci resta nient'altro che inserirla all'interno della nostra pochette. Non mi giudicate per il colore del tessuto che ho utilizzato, perché l'ho fatto per farvelo vedere bene.
la andate a posizionare nel modo migliore, in questo modo qua. Cercate sempre di infilare il più possibile la rete, perché poi questo vi darà la rigidità che a voi vi interessa. E quando l'avete posizionata per bene su tutti i lati, diamo dei punti per poterla mantenere nei vari lati e neanche nella parte qui della chiusura. E quando poi avete finito di cucire tutta la vostra borsa intorno, la vostra fodera con la rete, il vostro gioco, voilà, è fatto! E così abbiamo una pochette con l'interno irrigidita con la rete, con tutta la parte del tessuto, rifinitissima e soprattutto bellissima. E come sempre vi dico, facile, facile, facile. Abbiamo irrigidito la nostra pochette con la rete, abbiamo inserito all'interno una fodera, abbiamo visto le tante tipologie di rete che più andiamo avanti e più vi farò vedere anche altre piccole novità. Io come sempre vi dico, mettete un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, seguite tutte le altre rubriche perché ormai si parte alla grande. E tra poco vi farò una grande sorpresa per una festa che io ci tengo tanto, ma ne parliamo la prossima volta. E io con queste reti e tutto quello che concerne per poter fare irrigidire le vostre borse, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!